Spending Review Tirana. Abbassare i costi per far funzionare il sistema. Dopo le province si passa alle regioni e così si inizia a parlare di accorpamenti. Regioni unite sotto un solo nome, un solo governo, una sola delimitazione geografica. L'Abruzzo, il Molise e le Marche potrebbero trasformarsi nella macro-regione adriatica. E così a Pescara si incontrano due protagonisti. Luciano D'Alfonso, presidente della regione Abruzzo, e Paolo Di Laura Frattura, presidente della regione Molise. Un faccia a faccia per capire intenzioni, coalizioni e destino dei poteri e dell'economia. Luciano D'Alfonso apre il suo discorso con un fiume di cifre, quelle trovate dopo il governo Chiodi, e spiega come in 190 giorni abbia snellito ruoli e costi della pubblica amministrazione. La nuova regione non è una lotta di potere per il trono, ma un'occasione per ingrandire tutti i settori strategici e le infrastrutture prima di tutto. Io sono pronto a cedere il passo alla condizione che l'amministrazione pubblica diventi una funzione della vita delle imprese, della qualità della vita delle persone e dei territori. E noi dobbiamo concepire l'ingrandimento dal livello delle regioni in sopra e la prossimità dal livello delle regioni in sotto. Starei per dire, per usare un termine caro a Mattoscio, che le città devono essere piccole, le regioni e gli stati devono essere grandi. Paolo Di Laura Frattura risponde annoverando i suoi di numeri e dicendo: l'Abruzzo, descritto da D'Alfonso, è per noi un guanto di sfida, ma noi abbiamo un vantaggio rispetto al vostro governo, un anno in più di insediamento, nel corso del quale abbiamo risanato una regione che vedeva bocciato il suo bilancio dalla Corte dei Conti dal lontano 2010. Dal 2013 il consuntivo ha dimostrato il riordino dei conti. Se oggi dovessimo dire quali carte mettere in campo per correre alla velocità citata dall'Abruzzo, nel nostro caso si parlerebbe di alta velocità nel dare riscontri e poi di trasparenza. La rendicontazione dei conti deve essere un invito ai cittadini per entrare nel merito del nostro operato, e per il trono di governatore pensa a nuove elezioni. Con l'Abruzzo c'è già la determinazione di lavorare a organismi comuni. Con una ridefinizione degli ambiti amministrativi si tornerebbe chiaramente a votare per eleggere la governance della nuova Marca Adriatica o quello che sarà. Quindi rispetto a questo non ci può essere oggi alcun tentativo di aggregazione o di proposta politica se tutto questo prima non ha una dimensione amministrativa.